Tra sfratti e morosità sono sempre più le famiglie che anche a Rimini sono in crisi per la casa. I più fortunati si fanno ospitare da parenti e amici, ma c'è anche chi finisce a dormire in auto o a mettersi in coda fuori dai dormitori pubblici. Secondo il dato dei sindacati inquilini, all'agosto 2013 in provincia di Rimini sono state 852 le famiglie sfrattate, con un aumento del 27% rispetto all'anno precedente. L'allarme arriva da Sunia CGL Rimini. Comunque fra le prime quattro province a livello nazionale con il più alto numero di sfratti per morosità, una famiglia ogni 45, è un dato molto allarmante. Ad essere colpite ormai non sono solo più le famiglie di stranieri, le più deboli economicamente dal punto di vista della rete relazionale, ma anche gli italiani. Sono molte di più quelle in questo momento le famiglie straniere. Il problema è che ci sono sempre di più famiglie italiane che sono in aumento, famiglie che fino a qualche anno fa non avevano mai avuto problemi e quant'altro, si ritrovano adesso sulla soglia di situazioni di sfratto, e su questa cosa qui non c'è nessun salvagente da parte dello Stato. Solo 15 anni fa, a fine anni 90, gli sfratti per morosità erano appena 1 su 10, ma la crisi economica ha costretto a diventare inadempienti anche le famiglie che hanno sempre pagato l'affitto con regolarità, portandole sull'orlo del baratro rappresentato dalla perdita del tetto. Per tamponare la situazione, dal 2013 è stato formalizzato un protocollo salva sfratti promosso dalla provincia di Rimini insieme alla regione, con l'obiettivo di favorire la permanenza nell'alloggio delle famiglie in affitto in difficoltà. Il comune riconosce al proprietario fino a un massimo di 3 mensilità, quindi abbiamo cercato di tamponare questa situazione con questo protocollo che è fatto per tutta la provincia, quindi chiunque nel proprio comune di residenza ha problemi può andare in comune e se ha i requisiti ha diritto a poter accedere a questi fondi, insomma.